immaginate che noi tutti stiamo facendo una uscita in un ristorante. Siamo tutti seduti al tavolo e finalmente arriva il piatto principale, un buon primo. Ma mentre sto mangiando, esce fuori il titolare e comincia a gridare: il palazzo sta crollando, uscite! Tutti voi vi alzate e uscite di corsa, io continuo a mangiare. Allora il titolare si avvicina a me e mi dice: ma guarda che il palazzo sta crollando! E io gli dico: sì sì, lo so, ma lasciami mangiare il mio piatto. E allora lui insiste: il palazzo sta crollando! E io gli dico: sì, ma fammi mangiare un'altra forchettata. Che cosa direste voi di me? Che sono pazzo. Ma adesso vi faccio un esempio. La parabola delle vergini. Avevano tutte l'invito? Sapevano che lo sposo stava per arrivare? Avevano tutte la lampada? Quelle lampade erano tutte state accese? Certo. Entrarono tutte 10 dentro? No. E perché? Le cose le sapevano. E perché si sono fatte trovare senza olio nella lampada? Perché hanno fatto come me in questa storia. La parola di Dio diceva: riempi la lampada d'olio, preparati al ritorno del Signore, credi nella parola di Dio, è urgente, non ti perdere. E quelle dicevano: lo so che lo sposo sta arrivando. Stavano lì per questo, non stavano lì per un'altra ragione. Eppure sono state trovate impreparate. Gli è caduto il palazzo addosso perché si sono perse in cose sciocche. Quindi loro lo sapevano, ma se avessero agito per fede non si sarebbero fatte trovare impreparate. Fede è avere piena consapevolezza della realtà di ciò che la parola di Dio dice, dell'urgenza, del valore, di quanto essa sia tremenda ed eterna nelle sue conseguenze. Non solo sapere cosa dice e poi vivere in modo completamente diverso. Quindi un conto è sapere, un conto è porvi fede. Se tu sai che il palazzo crolla, non perdi tempo, se no vuol dire che questo tuo sapere è un sapere folle, pazzo, che non agisce. Il punto è questo: lo sappiamo, ma cosa facciamo? Capite? La fede deve creare consapevolezza e farci agire di conseguenza, se no stiamo ingannando noi stessi. Le sappiamo le cose, ma non ci stiamo ponendo fede, non poniamo fiducia. Sì sì, so che il palazzo sta crollando, ma continuo a mangiare. Ma allora sei pazzo, non hai fiducia in quello che il proprietario ti sta dicendo, eppure li hai visti tutti uscire. Ma nelle mie preghiere quante ore spendo per essere strumento nelle mani di Dio, ripieno dello Spirito Santo affinché Egli mi dia le opportunità e la potenza e perché questo agisca? Quanto tempo metto da parte, quanto mi arrovello la mente dinanzi a Dio in preghiera perché Egli possa offrirmi possibilità di evangelizzazione? Io so le cose, ma se non le metto in pratica per mezzo della fede, la mia beatitudine è persa. Noi dobbiamo avere una fede saldamente fondata sulla Bibbia, se no diventa una storiella, non è l'Evangelo. Ama il Signore Dio tuo con tutta la mente tua, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Questo è l'Evangelo. Signore, fa che io ti ami, fa che la mia vita ti appartenga, fa che io sia tuo, fa che tu, per mezzo della fede che hai messo in me, possa compiacerti di me, mentre io m'offro per fede interamente a te.